dalla crisi climatica all'intelligenza artificiale, dalla fuga dei cervelli alla diffidenza verso la scienza. Sono stati tanti e diversi i temi affrontati da Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica nel 2021 per i suoi studi sui sistemi complessi, nell'ambito dell'iniziativa Un giorno con Giorgio Parisi tra Penne e Chieti, organizzata dalla Fondazione Europa Prossima e dall'Officina del deputato PD Luciano D'Alfonso. E qui oggi noi abbiamo a Penne un premio Nobel, e poi che premio Nobel? Quello della fisica. Se noi riconsideriamo la vita del professore Parisi, vediamo che è una vita normale all'insegna della dedizione, dell'applicazione, dell'amore per lo studio. È consentito a tutti diventare come il professor Parisi. L'importante è amare lo studio. A Penne, il fisico italiano ha trascorso una mattinata con gli studenti dell'Istituto Marconi per un incontro motivazionale, come dichiarato dalla dirigente scolastica Angela Pizzi. Sarà un momento di confronto per gli studenti prezioso. Io mi auguro davvero che riportino a casa un bagaglio di cultura, ma soprattutto di motivazione, e quello che forse a volte manca di più agli studenti, un bel carico di curiosità. Entusiasta e disponibile, il professor Parisi, al quale un gruppo di astronomi nel 2022 ha dedicato anche un asteroide ribattezzato col suo nome, si è concesso con gentilezza e umiltà alle domande del suo giovane pubblico e a quelle della stampa. Uno dei temi di grande attualità in questo periodo è quello dell'intelligenza artificiale. Secondo lei può essere un problema o una risorsa? Certamente l'intelligenza artificiale può essere una risorsa, ovviamente ci sono dei pericoli, abbiamo bisogno di controllarla, incanalarla mediante leggi, cosa che in questo caso è molto più difficile perché serve un accordo anche su scala planetaria, però ci bisogna cominciare anche a riflettere, cosa che la comunità europea sta facendo. Terrapiattisti, Novax, una sorta di diffidenza quasi nei confronti della scienza. Lei come si spiega questa involuzione? Secondo me il problema deriva dal fatto che una volta c'era l'idea che il futuro sarebbe stato migliore del presente, e quindi c'è questa idea delle sorti progressive delle umane genti. E la scienza faceva parte di queste sorti progressive. Adesso c'è un'enorme paura sul futuro, crisi climatiche, guerre e così via, e quindi la scienza in qualche modo è vista come responsabile di questa mancanza di fiducia nel futuro. Secondo me il problema, per esempio, affrontare la crisi climatica è avere più scienza, perché dobbiamo fare delle batterie più efficienti, dobbiamo fare dei sistemi che inquinino meno, e così via. Serve sempre di più la scienza, però la scienza è sentita come parte dell'elite, è considerata quindi non affidabile. Come vede l'umanità nei prossimi decenni? Io sono ottimista, però la prima cosa che è fondamentale dobbiamo raggiungere la pace. La più grande minaccia che ha l'umanità in questo momento sono le guerre, che sempre possono sfociare in una guerra nucleare che sarebbe disastrosa. Quindi il primo impegno è di andare nella direzione in cui si evitano le guerre, e per evitare le guerre non bisogna preparare le guerre, come dicevano i romani, ma bisogna preparare la pace. C'è stata una grande stagione in cui si è preparata la pace negli anni 80-90 con tutta una serie di trattati internazionali. Le cose a un certo momento sono cambiate, si è cessato di preparare la pace, e cessando di preparare la pace ci siamo trovati delle guerre.